novità abbiamo! Sono i nuovissimi Bobby Lons! Chi di voi ha già visto il cartone animato? Allora, sono nuovissimi e sono degli animaletti. Vediamo un po' che cosa contiene questa simpatica scatolina. Ci sono un animaletto, 5 accessori, 8 palloncini e un macchinario per creare i palloncini. Sotto c'è una levettina e da questa levetta si scarta. Il mio è rosa fucsia! C'è mia viola! Ma io vedo una cosa interessantissima! Questi Bobby Lons, queste scatoline sono piene di palline perlate, sprilluccicose. Le scatoline sono davvero molto simpatiche. La mia è fucsia con il tappino viola, quella di Emma invece è viola con il tappino fucsia. No, non vedi che qui c'è un sigillo? C'è un sigillo, forse è la prima cosa da aprire. Si toglie questo sigillo, vediamo. Chi ce l'ha fatta? Oh, ecco qua, ci sono. Guarda, c'è un fiocchetto alato. Ma non è il Crybaby? C'è un fiocchetto, sì, mi ricorda molto le Crybabies. Il mio è viola. E che cosa? Fucsia. Ci sono le istruzioni. C'è scritto di ruotare questa. Ok, aspetta, fammi vedere. Dopodiché dovrebbero cadere queste palline e rivelare quale animaletto si trova all'interno. Oh, ma le palline non cadono, però vanno giù, guardate. Vediamo, facciamo vedere. Calma, andiamo a togliere le bustine che ci sono all'interno. Queste dovrebbero essere delle sorprese. Ecco i palloncini, questi sono i palloncini. Io li ho verdi, tu hai rosa. Emma rosa, mi piacevano di più a me quelli rosa. C'è il Deplian con tutti gli animaletti. Abbiamo un unicorno raro. E poi un gattino, una scimmietta, ancora un altro gattino, un koala, una tartaruga, la pecorella, il panda, la tigrotta, gattini, topolini, ce ne sono di tutti i colori, pure un maialino. I nostri si chiamano Otto e Daisy. Li liberiamo e mettiamo nella loro casetta contenitore da parte. Ma ora è arrivato il momento di aprire queste bustine. Cosa ci sarà dentro? Da quale si comincia? La gialla o la viola? Io comincio dalla gialla. Cominciamo tutte e due dal giallo. Questi sono per fare, per gonfiare il palloncino, credo. Ne ho uno rosa, uno azzurro, uno arancione. Io ne ho uno arancione, e uno rosa, rosso e uno fucsia. Cos'è? Wow! Io ho un annaffiatoio con il suo girasole. Ecco qua, abbiamo disteso tutto il contenuto di queste fantastiche casette. Ci sono i palloncini, dei fantastici accessorini. Qui c'è il girasole con l'annaffiatoio, i reggi palloncini, il gonfiatore di palloncini e il mio animaletto Daisy. E di qua invece abbiamo anche per Emma i palloncini, i porta o reggi palloncini, il gonfiatore che ce l'ha qua Emma insieme al palloncino, Otto il suo animaletto, e Otto aveva pure un fantastico accessorio, un cappellino. Qui ci dice di inserire il gonfia palloncini ovviamente nella bocca del nostro animaletto dalla parte rotonda, non a punta. Prendo un palloncino che ha un anellino e lo infilo sulla punta di questo gonfia palloncini. A questo punto vado a strizzare la testolina del mio animaletto. Si sta gonfiando, Emma! Quanto possiamo farlo grande? Anche il tuo! Vieni, avvicinati! Quanto possiamo farlo grande? E chi lo sa,
mica scoppierà. Direi che ci siamo. Basta soltanto sfilarlo dalla cannuccina gonfia palloncini e l'anellino che si trovava qua lo stringe e fa sì che non si sgonfi più. Ecco qua, abbiamo gonfiato un po' di palloncini. Emma, facciamoli vedere. Sono buffissimi. Vi ricordate però i pallini che abbiamo messo da parte all'inizio, quelli che sono caduti a pioggia? Beh, si possono decorare i nostri palloncini immergendoli in questi pallini. Ci restano appiccicati, guardate, diventano fantastici. Abbiamo sistemato i nostri bubblò. E quindi adesso è arrivato il momento. Ci sì, ci tocchiamo. Devo dire che mi sono piaciuti un sacco, e a te? Anche a me. Fateci sapere qual è il vostro Bubilons preferito. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto.